Oggi è il 25 aprile 2018 e il 25 aprile 2016, come oggi, nello stesso posto, qui a Nocera Terinese Marina, il gruppo Il Paese che Vogliamo si presentava alla cittadinanza come classe dirigente per il governo del paese di Nocera e proponeva la mia candidatura a sindaco. A distanza di soli 2 anni siamo di nuovo qua, vista l'anticipata conclusione della mia giunta comunale, ma siamo di nuovo qua per ricominciare da dove ci hanno interrotto, per ricominciare una nuova fase del nostro paese, di crescita del nostro paese, di cambiamento del nostro paese, ricominciando esattamente da dove avevamo smesso, da dove ci hanno fatto smettere. Oggi, dopo 2 anni, siamo qui con le idee chiare. 2 anni fa, quando abbiamo iniziato, avevamo le idee di quello che volevamo del paese, ma non sapevamo affatto che cosa avremmo trovato. La sorpresa è stata quella di trovare un grande debito, un comune al collasso, al disastro. Dopo 19 mesi di governo, di sindacatura della sottoscritta e della giunta comunale che mi ha sostenuta, abbiamo fatto ricominciare a lavorare la macchina comunale, abbiamo approvato il bilancio, con ciò consentendo alla comunità nocerese di contrarre il mutuo per pagare un debito abnorme che hanno contratto purtroppo a spese dei cittadini chi mi ha preceduto, un debito che si compone di 21 milioni di debiti fuori bilancio mai riconosciuti e in buona parte non riconoscibili, e di questo poi avremo modo di parlarne, 7 milioni di euro di debito da contenzioso non ancora finito, 15 milioni di euro di debiti riconosciuti e già mutualizzati, le cui rate scadranno al 2043. Debiti questi di 15 milioni di euro di mutui che, anziché essere stati sottoscritti per investimenti a favore della collettività, sono stati sottoscritti per pagare i contributi ai dipendenti che non sono stati pagati, per pagare l'Enel che non è stata pagata, per pagare l'acqua che non è stata pagata. Ai cittadini si è data la speranza di un paese, come dire, una sorta di San Marino del Sud, dove non si pagava nulla, neanche l'acqua, salvo poi contrarre un mutuo per pagare l'acqua con tasso non agevolato, con tasso di sconto bancario. La nostra attività amministrativa è stata di rigore, perché di rigore c'è bisogno in questo paese, ma nell'interesse della cittadinanza e del bene comune. Abbiamo riapprovato un bilancio riequilibrato per la prima volta dopo 20 anni, con un parere positivo non solo del revisore dei conti ma anche del Ministero dell'Interno. Avevamo trovato all'interno del bilancio la somma di 500.000 euro, in un bilancio asfittico come quello di Nocera era manna, per rilanciare l'attività dei lavori pubblici, e cioè per realizzare un parcheggio in rione Chianerù, il rione Vivieri Chianarella, che consentiva l'accesso a una parte del centro storico completamente abbandonato, che avrebbe sicuramente rilanciato l'attività di ristrutturazione edilizia, e il lavoro di riqualificazione di piazza Giovanni Paolo II in Marina, i lavori di completamento della urbanizzazione del rione Pianeruzzo, che ancora dopo 20 anni è in corso di costruzione. Far vivere i nostri cittadini in un'eterna incompiuta non fa bene a nessuno, non fa bene ai cittadini, non fa bene ai nostri figli, non fa bene a chi ha amministrato questo paese, perché significa che qualcosa non ha funzionato o qualcosa non si è voluto che funzionasse, perché nell'eterno incompiuto si continuano a fare affari che non sono illegali, che possono anche essere legittimi, ma che non sono compatibili con il bene comune, e cioè sono compatibili con il bene privato. Oggi ci presentiamo di nuovo
per guidare questo paese, il cambiamento della nostra città, con delle proposte chiare e forti. Oggi sappiamo com'è la nostra situazione, sappiamo il lavoro che abbiamo fatto, sappiamo che possiamo fare alcune cose e non altre, ma sappiamo anche che cosa può fare Nocera. Nocera deve diventare una città, ebbene sì, abbiamo tutti i requisiti affinché noi otteniamo il riconoscimento dell'articolo 18 del testo unico da parte del Presidente della Repubblica, e cioè la qualifica di città, perché Nocera ha un territorio enorme, ricchissimo, vastissimo, abbiamo un entroterra straordinariamente ricco, siamo sede di conservatorio che adesso verrà statizzato, siamo cioè una città, un territorio che ha il bisogno di esprimersi meglio rispetto a come è stato fatto negli ultimi anni, ma anche la necessità che gli venga riconosciuto questo ruolo guida nel comprensorio. Nocera quindi come città, riconoscimento sicuramente onorifico, ma che ha un suo valore di riconoscimento generale all'interno del comprensorio e anche economico. Nocera come patria del rettore magnifico Ernesto Pontieri dell'Università Federico II di Napoli, Nocera come città natale di Acerbo, poeta e filosofo gesuita del 1600, Nocera come città in cui c'è una DOC di vini che è lo Scavigna, c'è una DOP di cipolla rossa di Tropea che viene coltivata qui per il 60% della produzione nazionale. C'è un entroterra fatto di bellezza, di centro storico meraviglioso. Qui, oltre alla città di Nocera, invochiamo la realizzazione del progetto che è già in campo e che sono i Casali del Savuto, un progetto che la sottoscritta ha sottoscritto con i comuni che vanno da Nocera fino a Rogliano, fino a Scigliano, fino a Martirano, a Conflenti, tutti i paesi della Valle del Savuto, affinché diventa una destinazione turistica straordinaria per gente che hanno bisogno non solo di un lettino, ma che hanno bisogno di esperienze, che hanno bisogno di fare viaggi emozionali, di compiere scoperte, di realizzare scoperte dei luoghi, il nostro genus loci. L'altro punto fondamentale della nostra azione è individuare di nuovo, per l'ennesima volta, il cittadino come punto finale della nostra azione, perché Nocera, città di Nocera, la città della musica, del conservatorio e di tutto quello che abbiamo detto, è anche la città dei noceresi, deve essere dei noceresi. E i noceresi hanno necessità di riscattarsi da una gestione malata e, devo dire, bancarottiera degli ultimi 20 anni, che ha reso questo comune indebitato fino oltre il collo. Questo debito non può e non deve gravare sui cittadini in modo inerme. Occorre pagare le ditte che hanno realizzato lavori nella nostra comunità nella giusta misura, e lo faremo, ma occorre anche respingere con forza i debiti che sono stati fatti in violazione della legge. È di pochi giorni fa una sentenza della Corte dei Conti che condanna l'ex sindaco Ferlaino alla restituzione nei confronti del comune di Nocera di ben 250.000 euro. È di ieri mattina un provvedimento del Tribunale Penale di Lamezia Terme che ancora indaga su cosa è successo nella RSA di Nocera Terinese, una RSA che è costata milioni di euro, che non è stata mai completata, che è tuttora sotto sequestro. Oltre quindi alla città e al cittadino, il territorio. Il nostro è un territorio bistrattato. A montagna abbiamo la fragilità del nostro sistema di raccolta delle acque, a mare abbiamo l'erosione costiera. Qui, ed è di questo che parleremo anche oggi, è la nostra idea, perché qui non si tratta di realizzare un lungomare per farsi la passeggiata, qui si tratta di realizzare delle barriere a mare
per mitigare l'erosione costiera e di realizzare una struttura sulla terra che sia principalmente di protezione al centro urbano, perché se abbiamo dato l'opportunità ai cittadini noceresi di costruire sotto il livello del mare, perché Nocera è sotto il livello del mare, non possiamo lasciare i noceresi ogni volta al palo, ogni volta che il mare fa il mare. E quindi questa struttura sulla sabbia, ma che è molto più arretrato rispetto al vecchio tracciato del lungomare, servirà principalmente a proteggere l'urbano, il centro urbano, ma a realizzare anche una passeggiata che sia sostenibile, che sia compatibile con un uso per tutti della spiaggia, perché la spiaggia è un bene comune. Nella spiaggia e sulla spiaggia non consentiremo mai più costruzioni, non consentiremo mai più cemento armato, consentiremo la realizzazione di attività di impresa con strutture smontabili. È necessario realizzare a mare un accesso per le barche, un canale di scivolo per le barche, per chi vuole fare pesca, ma anche per chi vuole fare sport con le barche, canoa, barca a vela, scuola di vela. È necessario realizzare a mare uno scivolo per le persone diversamente abili. Non è possibile che a Nocera, con lo spazio che c'è, non c'è uno scivolo perché le persone portatori di handicap non possano entrare a mare in maniera autonoma. Questo è guardare al territorio, questo è guardare alla persona. Questo è il nostro punto, diciamo, di partenza, di ripartenza, di incominciare una nuova stagione anche nella gestione del territorio, ma è anche un punto obbligato, perché l'ultima mareggiata ci ha ricordato che il nostro territorio è un territorio fragile, non perché è fragile, perché noi lo abbiamo reso fragile con la nostra attività. La mia lista è composta da 12 persone, sono confermati tutti gli uscenti, sono annunciate giovani e fresche presenze, lavoreremo solo ed esclusivamente nell'interesse del Paese, come abbiamo sempre fatto, cercheremo di informare come ho sempre fatto, e anche per questo forse mi hanno criticato per l'eccesso di trasparenza, giorno per giorno, di tutte le scelte amministrative che faremo. E sono convinta che a mano non solo partirà Nocera, non solo riusciremo a fare scattare il desiderio dei nostri giovani di tornare a credere, di reinvestire, di tornare anche a pensare che il lavoro possibile ci sia anche qui. E c'è l'opportunità. Noi indichiamo alcuni aspetti. Uno è il turistico, e ho già accennato il discorso dei Casale del Savuto. Due, si tratta di rendere ai cittadini la possibilità di detrarre una serie di tributi comunali purché facciano attività di ristrutturazione, di miglioramento del loro patrimonio edilizio privato, ovvero se lo destinano ad attività di bed and breakfast, ovvero se lo destinano a co-housing, e cioè a una struttura di accoglienza di persone anziane, giovani, meno giovani, che vogliono abitare qui perché con la pensione non possono vivere in una città e non possono permettersi i costi di una città, che per il clima tanta gente del nord vuole venire a svernare, sì, o a svecchiare qui al sud, e creare delle cooperative sociali di supporto a queste persone e dire: venite a Nocera, se venite a Nocera avrete una casa a piano terra senza barriere architettoniche che ve la offre il privato in cambio di una locazione, avrete una cooperativa sociale fatta di infermieri specializzati, di giovani, di OSS, di persone che fanno la spesa e te la portano a casa. Il comune si impegna a riqualificare il centro sportivo e crearne un parco per giovani e per bambini, in cui non ci sarà più il recinto. Semmai ci saranno alberi, ci saranno siepi, ci sarà una piscina di riabilitazione, mi auguro,
anche e non solo per gli anziani, ma anche per gli sportivi che eventualmente in caso di trauma sarebbero costretti ad andare altrove. Ecco, questa è l'idea di paese, un'idea di paese e di amministrazione che non promette il posto pubblico perché non ce ne sono. Nocera non potrà assumere nessuno fino al 2043. E se anche andranno in pensione i dipendenti comunali, c'è la necessità di assumere tre figure: una figura di responsabile amministrativo qualificato con laurea, un responsabile tecnico con laurea, un responsabile finanziario con laurea. Il comune di Nocera è l'unico comune del circondario che negli anni non ha assunto un laureato e che, se si è trovato in questo dissesto finanziario, è perché le competenze hanno difettato. Questo comune, questa amministrazione invece deve facilitare il privato, l'imprenditore, a realizzare impresa e a dare posti di lavoro, perché i posti di lavoro li deve creare il privato, il pubblico deve creare i servizi e deve facilitare il privato a fare impresa, e noi questo lo faremo, e lo faremo non solo per il recupero del patrimonio edificatorio privato, non solo per la sua trasformazione in struttura di accoglienza turistica e di co-housing, ma soprattutto, ed è questo l'impegno che io avevo già assunto come sindaco e ci eravamo dati una data, se entro il 28 febbraio del 2018 l'ex lottizzazione De Luca, Passobagni, Chioccia eccetera non troveranno la quadra e non decideranno come e cosa costruire, dal 1 marzo sarà il comune a decidere e sbloccare quella situazione, perché non è possibile che per 20 anni quei cittadini hanno pagato le tasse su terreni edificatori sui quali il comune non ha mai voluto rilasciare una concessione edilizia, e noi quelle lottizzazioni le abbiamo già sbloccate, le avremmo già sbloccate, le avremmo già fatte partire se solo non ci fosse stato lo scioglimento anticipato del comune. Lo faremo dall'11 giugno in poi. Grazie.